Buon pomeriggio gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG delle 13.30. Il nuovo DPCM che scatterà il 6 marzo potrebbe essere valido per un mese. Secondo una bozza, dei test di divieti e restrizioni resteranno in vigore anche per Pasqua e Pasquetta, le seconde dell'era Covid, scadendo dunque il 6 aprile. Sono anche previste delle riaperture, anche se non da subito. Dal 27 marzo, infatti, riapriranno, nel rispetto dei specifici protocolli, cinema e teatri, mentre sarà possibile andare al museo anche nei weekend. Queste dovrebbero essere le misure contenute nel nuovo provvedimento. Barbieri e parrucchieri chiusi in zona rossa, in questa fascia sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24, dove a differenza del precedente provvedimento non vengono menzionati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere. In casa possono entrare anche i non conviventi in zona gialla, ma le feste sono vietate. In questa fascia viene cancellata dalla bozza del nuovo DPCM la misura citata nel precedente documento, secondo cui, con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nella bozza del nuovo provvedimento restano comunque vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Per quanto riguarda invece cinema e teatri, apriranno dal 27 marzo, musei invece nel weekend in zona gialla. A decorrere dal 27 marzo 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati, a condizione ovviamente che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Il ministro Franceschini ha annunciato che l'accesso ai musei su prenotazione, anche nel weekend, sarà possibile. Questi ultimi per ora restano aperti in questa stessa fascia solo nei giorni infrasettimanali. In ultimo, per quanto riguarda viaggi e spostamenti tra regioni, questi sono vietati. Il divieto di spostamento tra le regioni è valido fino al 27 marzo, ma assieme al prossimo DPCM, che disciplinerà le misure fino al 6 aprile, dunque Pasqua compresa, potrebbe essere nuovamente prorogato con un decreto. Come sempre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, così come gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa poi in zona gialla e in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata una volta al giorno fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi 2 persone più i figli minori di 14 anni. Sono 20.499 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 19.886. Sono 325.404 i test tra molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo dunque rispetto ai 353.704 di ieri. Le vittime sono invece 253, in calo rispetto alle 308 di ieri. Il tasso di positività però sale al 6,3%. Sono 35 in più i ricoveri ordinari, 26 quelli in terapia intensiva. Nel monitoraggio dell'Istituto di Sanità, l'RT dell'Italia resta invariato a 0,99, ma ci sono 10 regioni con RT maggiore di 1. Inarrestabile invece la curva dei contagi in Campania, dove il tasso di incidenza dei positivi oggi è dell'11,23%. Secondo i dati dell'unità di crisi della Regione Campania, sono 2.519, di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi, quelli positivi, su 22.416 tamponi esaminati. Ieri l'incidenza era del 10,08%. 11 invece le persone decedute, delle quali 9 nelle ultime 48 ore e 1.779 invece le persone guarite. Aumentano però i pazienti in terapia intensiva. Ieri i posti letto occupati erano 131 ed oggi sono 144, mentre cala la degenza ordinaria, dove ieri i posti letto occupati erano 1.305 ed oggi 1.294. Ascoltiamo però il punto del governatore De Luca.
Ma che cosa valgono le ordinanze se poi abbiamo un paese abbandonato a se stesso, nel quale nessuno controlla nulla? La fiammata di contagio che registriamo oggi è l'esatta conseguenza di un paese abbandonato a se stesso. Le fasce, le controfasce, le zone, le controzone sono palliativi. Se non abbiamo un controllo rigoroso delle norme essenziali di sicurezza, non mi aspetto cose da stato di polizia. Ma mi aspetto che non ci sia nessuno in mezzo alle strade senza la mascherina. Questo è possibile ottenerlo. Ma per ottenerlo occorrono misure di repressione chiare. Tutto questo non c'è. Le attività possono rimanere chiuse o aperte, gli orari possono essere rispettati o violati, le mascherine indossate o non indossate. Non succede assolutamente nulla in Italia. Possiamo dirlo al nuovo governo, possiamo dire che se non si mette in piedi un piano di sicurezza e di controllo, sarà tutto inutile. O perlomeno il calvario sarà prolungato di mesi e mesi. Scuole chiuse da lunedì in tutta la Campania, così come ha dichiarato ieri il governatore Vincenzo De Luca. Lo ascoltiamo. Siamo, come del tutto evidente, di fronte ad una ripresa del contagio, 20.000 ormai positivi in Italia. In Campania, ormai da 4-5 giorni, abbiamo più di 2.000 positivi al giorno. Il risultato anche dei rilassamenti che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Era prevedibile, era inevitabile, ma siamo un paese nel quale a parlare un linguaggio di verità non si ha molta fortuna. Bisogna prima arrivare a sbattere la testa contro i problemi. Ci siamo arrivati. Ora, in Italia abbiamo seguito, come è noto, la logica del mezzo-mezzo, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Io penso che non sia la logica migliore. Io penso che sia preferibile avere una chiusura totale più lunga, ma avere un altro obiettivo, aprire tutto, ma aprire per sempre. Non aprire a metà e per un mese, e poi dover richiudere e poi dover riaprire. Perché questa logica del mezzo-mezzo sta mandando al manicomio l'Italia intera. Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Vi comunico ovviamente che noi da lunedì chiudiamo tutte le scuole. Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza di variante inglese, credo abbiamo registrato sui positivi almeno 6 casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia una epidemia diffusa di Covid anche fra i ragazzi di 10, 15, 18 anni, con buona pace di qualche comitato che è sempre pronto a fare ricorsi ai tribunali amministrativi. Siamo arrivati ad avere i casi. Nelle scuole la particolarità delle varianti è che hanno un'aggressività maggiore in generale sulla popolazione, ma in particolare sulla popolazione giovanile. Questo è l'elemento che deve preoccuparci. Da lunedì si chiudono tutte le scuole. Perché dobbiamo far fronte alle varianti nuove che sono emerse e perché dobbiamo utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico. Quindi per due motivi precisi, chiari, che non hanno nulla di ideologico e che sono indifferenti alla logica della lamentela continua.
E la didattica a distanza, i problemi, i controproblemi, i ritardi. Io voglio ringraziare con forza il personale scolastico per il lavoro straordinario che ha fatto in questi mesi, in queste settimane, per la capacità che ha dimostrato di saper gestire didattica in presenza e didattica a distanza. Per la capacità, la pazienza e la professionalità che ha dimostrato anche quando ha dovuto gestire al 50% la didattica in presenza. Dobbiamo esprimere gratitudine al personale scolastico del nostro paese. Dopodiché chiudiamo perché dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico. Aggiornamento sui vaccini. Sono quasi 4 milioni le dosi di vaccino anti-Covid-19 somministrate in Italia, secondo quanto riportato dal commissario straordinario per l'emergenza sanitaria nel suo report. Sono 3.998.727 le dosi di vaccino finora somministrate in Italia, il 68,6% del totale di quelle consegnate. La somministrazione ha riguardato 2.475.125 donne e 1.523.602 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.362.859. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.292.040 operatori sanitari, 690.708 unità di personale non sanitario, 389.127 ospiti di strutture residenziali, 489.475 over 80, 50.993 unità delle forze armate e infine 86.384 unità di personale scolastico. Buone nuove però dalla Commissione europea, che ha approvato un provvedimento da 40 milioni di euro in aiuto al governo italiano, da destinare alle attività di ricerca e sviluppo sul Covid-19 condotte dall'impresa biotecnologica ReiThera nella produzione di un vaccino interamente italiano. Lo scopo della misura è promuovere lo sviluppo di un nuovo vaccino contro il coronavirus, contribuendo così alla ricerca di soluzioni per affrontare l'attuale crisi sanitaria, è quanto si legge in una nota della Commissione. Il vaccino sperimentale ReiThera è già stato oggetto di studi preclinici e di uno studio clinico di fase 1, che ne ha dimostrato la sicurezza per adulti e anziani, sottolineano ancora quelli della Commissione. Ora la misura aiuterà a predisporre e attuare la prossima tappa, che consiste in uno studio di fase 2 e 3 per confermare che il vaccino sia sicuro e quindi efficace. Stanziati da Palazzo San Giacomo 607.000 euro per eseguire i lavori di Galleria Vittoria, individuandone la ditta per l'esecuzione. Previsto per oggi alle ore 11 era un presidio davanti alla Galleria Vittoria, lato via Chiatamone. Alla Procura della Repubblica è stato chiesto il dissequestro perché questi possano partire, ma la richiesta è stata respinta a fronte della necessità dei magistrati di avere nuovi elementi. I tecnici sono quindi, nella migliore e leale collaborazione istituzionale, all'opera per fornire le rassicurazioni necessarie all'eliminazione del pericolo per avere il dissequestro della galleria ed iniziare con i lavori. Queste le parole di Clemente, che aggiunge poi Galleria Vittoria, presidio del PD. Napoli deve tornare percorribile. Effettuata ieri nei comuni di San Giovanni Barra, in provincia di Napoli, e Portico di Caserta, un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue dunque lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive. Secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta. Le due questure, con altre forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall'incaricato, tentano di contrastare il fenomeno dei roghi nella regione Campania, nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi. Il 25 febbraio, nello specifico, sono entrati in azione 27 equipaggi per un totale di 67 unità interforze.
nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati i rifiuti e quindi conferiti in modo illecito sul territorio, controllando 9 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate, 72 persone identificate, di cui 4 denunciate tra lavoratori irregolari, rei di illeciti ambientali e 6 sanzionate. Sono seguiti poi 60 veicoli controllati, 3 sanzionati e 2 sequestrati, circa 2.026 metri quadri di aree sequestrate, oltre 36.749,67 di euro di sanzioni comminate, da un'attività svolta dal drone ambientale sul campo Rom di San Giovanni Barra, si nota inoltre che i rifiuti sono invariati e le aree che prima venivano adibite a siti d'incendio oggi non mostrano tracce. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni sono i reati contestati. Ancora aumento dei contagi in tutta la terra di lavoro. Il bollettino dell'ASL di Caserta certifica oggi 291 positivi in 24 ore, vicino al record da inizio 2021. Aumenta anche la percentuale dei positivi. Rispetto ai 2.254 tamponi processati, sono risultati infetti da Covid il 12,9% delle persone, mentre la media regionale nazionale si aggira tra il 4 e il 5%. 3 le persone decedute a Cervino, Pietraverano e Teverola. I guariti sono invece 164, con un aumento del numero degli attuali positivi di 124 unità. Tra l'isolamento domiciliare e le strutture sanitarie sono attualmente monitorate 3.873 persone. I comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono Caserta con 23, Aversa con 14, Maddaloni con 18, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere con 12, San Potito Sannitico, San Prisco e San Marco Evangelista con 13. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha ricordato con un video pubblicato sulla pagina Facebook del comune che proprio un anno fa, il 26 febbraio 2020, è stato riscontrato il primo caso Covid in Campania, per l'appunto nella città di Caserta. Il primo cittadino però ha annunciato della formazione di un importante centro di somministrazione vaccini, ricordando che vanno rispettate le norme anticontagio. Dunque lo ascoltiamo. A proposito su questo, i prossimi giorni nella nostra città, grazie al grande contributo della Brigata Garibaldi, del suo comandante e dell'ASL di Caserta, apriremo il più grande campo di vaccinazione della regione Campania all'interno della Brigata Garibaldi. 26 postazioni che in modo continuo potranno vaccinare noi casertani. Arriveremo e potremo arrivare a circa 2.500 vaccinazioni al giorno. Questo è il grande stare insieme tra le istituzioni, con un progetto Ministero della Difesa, ASL, strutture territoriali, amministrazione comunale. Pian piano ne stiamo uscendo, pian piano è il momento dell'ultimo sforzo, dell'ultimo miglio, dell'ultimo chilometro, se fossimo in una attività sportiva. Però qui non è un'attività sportiva, qua è salvare la nostra vita. E salvare la vita dei nostri cari, dei nostri figli, delle nostre persone. Ecco perché l'invito dopo un anno è intanto ricordare i nostri morti, ricordare le persone che non sono più in mezzo a noi e che hanno dato la vita e hanno perso la vita attraverso questo virus. E per non dimenticarli, per avere rispetto della loro morte, dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Prima della grande campagna di vaccinazione, continuiamo a mantenere il distanziamento sociale, continuiamo a non fare gli assembramenti, continuiamo a rispettare le regole igienico-sanitarie, continuiamo a lavorare tutti insieme perché dobbiamo rispettare anche chi ha perso economicamente in questo anno. Un ispettore che prestava servizio nel carcere di Carinola è morto a causa delle complicanze sorte dopo essere stato contagiato dal SARS-CoV-2. Lo rendono noto in una nota congiunta ai sindacati di polizia penitenziaria Sinappe, oltre l'UILPA, l'USP, la CISL e la CGL. Si tratta del secondo agente della penitenziaria rimasto contagiato, che perde quindi la vita. Nei giorni scorsi sono stati inviati dei rinforzi per rimpinguare il numero degli agenti in servizio nell'istituto di pena casertano, dove si registrano una trentina di defezioni a causa del Covid.
Nonostante la gravità della situazione, già denunciata pubblicamente a tutte le massime autorità competenti, si sottolinea nella nota, la diffusione del contagio nel carcere di Carinola continua ad aggravarsi. A perdere la vita è stato un collega che aveva appena compiuto 50 anni. Nello stringersi commossi alle famiglie del povero collega, i sindacati ribadiscono lo stato di agitazione e annunciano ulteriori forme di proteste. I sindacati rivolgono un appello al presidente De Luca affinché appronti subito un piano di vaccinazioni per mettere in sicurezza la comunità penitenziaria e in primis la polizia penitenziaria, così come fatto da altre regioni dove già è iniziata la campagna di vaccinazione ai sindacati. A pagarne le conseguenze sono i nostri colleghi, aggiungono, per adempiere il proprio dovere istituzionale che stanno rischiando e sacrificando la propria vita. Non ce l'ha fatta il cittadino di Pietraverano che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19 e trasferito poi al Covid Hospital di Maddaloni. Era un operatore sociosanitario ed era anche già stato vaccinato, ma è stato colpito da problematiche cardiorespiratorie sin da subito molto gravi. Si indaga sulle cause del contagio e soprattutto sull'efficacia del vaccino. I sanitari ora dovranno capire quando l'uomo si sia contagiato. È molto probabile che il cinquantenne abbia contratto il virus precedentemente all'inoculazione delle dosi e che quindi la variante inglese del Covid sia rimasta incubata nel suo corpo, rendendo vani gli effetti della vaccinazione. Passiamo in conclusione al calcio. Il Napoli potrebbe cambiare di nuovo il modulo contro il Benevento e schierarsi in maniera inedita. Gli azzurri potrebbero utilizzare il 4-3-1-2, la linea abituale. A 4 con Rahmane Kalidou al centro, Di Lorenzo a destra e con ogni probabilità Goulam. Per il resto, beh, l'idea è confermare pressoché in blocco tutti gli altri, da Zielinski, Fabian, Bakayoko, Apolitano e Insigne. Ed Elmas, ma questa volta non a tutta fascia. A far posto a Goulam sarà Maximovic. Per quel che riguarda l'attacco, non sembra sia ancora arrivato il momento di Mertens titolare. Tornano a disposizione però Ospina, Isai e Demme. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.